Aspettiamo che arrivi qualcuno. Vediamo un po'. Dentro. Vediamo un po'. Come state? Tutto bene? Si sente bene l'audio? Fornoni, buonasera. Ciao Manuel. Vi ha mandato l'invito. Dovrebbe riuscire. Ti dovrebbe comparire, Leo, eh? Vediamo un po' se riesce. Sente bene l'audio? Solite domande di preambolo. Dalla Svizzera? Ottimo. Ciao Omar. Siamo in attesa di pettinari. Ciao Sigo. Come solito. Non può partecipare. Ha inviato una richiesta di partecipazione. Trasmette in diretta? Assolutamente. Vediamo un po' se riesce. Riusciamo a trovarci. Eccolo che arriva, eccolo che arriva. Eccomi, Eccolo! mi senti bene? Ciao! Ciao, Io ti sento ciao, ciao, bene. ciao. Tutto Tutto bene? bene, dai. Stavo cercando la posizione. Perfetto. Sento Sì, Scana, stavo tu no? cercando la posizione giusta, ora ci sono. Eccomi. Perfetto, perfetto. Innanzitutto Grazie a grazie, voi, per grazie a aver voi. accettato. Figurati, sempre bello poter parlare con giocatori che hanno indossato la nostra maglia. Allora, innanzitutto io volevo un attimino aggiornarmi un po' su cosa stai facendo adesso, perché ho visto che fai un po' nelle giovanili, delle varie cose, però ho perso un po' il filo. Adesso tu alleni, che cosa? Sì, Allievi? in questo momento sto allenando una squadra di allievi qui in zona, una squadra dilettantistica. Da quando ho smesso, sono qua a casa mia in Toscana e sto cercando di fare l'allenatore, diciamo, dai. Mi sto aprendo la strada. Ma Ho cominciato con... com'è il percorso? E dipende, io ho scelto di partire dal bassissimo e fare tutta la gavetta, anche perché all'inizio dovevo capire se mi piaceva, perché non è scontato, è una carriera completamente diversa. Ah no. E sono partito dalla terza categoria, quindi dietro non c'è niente. Poi ho cominciato È divertente, però per la terza categoria è Sì, mi sono divertente, eh. divertito tantissimo, anche perché non avevo mai fatto il dilettantismo e ho allenato la squadra dei miei amici che mi seguivano ovunque quando giocavo, poi gli dovevo rendere qualcosa e quindi mi sono calato in quella realtà lì, mi sono divertito tantissimo. Poi ho cominciato a cercare di intraprendere una carriera un pochino più professionale. Sono partito dalle giovanili della Fiorentina, poi sono venuto via per questioni personali e ora sto ripartendo. In più faccio delle lezioni di tecnica individuale private. Aspetta, Sì, bello è questo. una Una bella nuova cosa comunque. frontiera. Tantissimi ex calciatori si sono buttati su questa strada qui. È divertente, ganzo e secondo me anche molto utile. Tra l'altro, poi guardando i tuoi video, cioè, ce n'è da imparare anche parecchio, devo dire. Guardando le clip che metti a livello di Sì, ne tecnica, va metto là un po' che per ne puoi. incuriosire, dai. No, no. Ma infatti, quando oggi noi abbiamo chiesto agli utenti se avevano delle domande, praticamente tutti hanno voluto chiedere sul fatto di essere mancini, sul sinistro, cioè, se sono avvantaggiati i mancini, perché i mancini sono tutti più forti. Oh, adesso vediamo un po' cosa Vabbè, io sono rispondi. di parte, sono mancino puro, quindi siamo una minoranza, come tutte le minoranze, cioè abbiamo qualcosa di diverso dagli altri. Credo che riguardo all'aspetto sportivo, in particolar modo nel calcio, qualche vantaggio ci sia, specialmente nel piede, nella conclusione, abbiamo qualcosina di diverso.
se ci fai caso, ci sono pochissimi mancini puri che calciano male. Te ne conto pochissimi. Sì, infatti è una cosa Penso sia molto una particolare. predisposizione naturale alla coordinazione, al tiro, al cross. So, mi vengono in mente tantissimi mancini. Sì, Io sì. sono innamorato di Ilicic, c'ho un debole da mancino. Però vedo che, Come tutti noi. insomma, sono un po' tutti innamorati, dai. Ebbene, insomma, per quello che Siamo sta un po' facendo, insomma, festosi. è difficile non innamorarsi. È quello, comunque, anche le soluzioni, le traiettorie sono cose che gli altri proprio non, cioè Ci non viene un gli po' più vengono, hai facile. capito? È una bella fortuna. Comunque, parlando lì del fatto che hai scelto di fare l'allenatore, ma io ho visto che hai comunque fatto molto spazio sui giovani. Comunque ti sei molto, hai fatto anche alla Fiorentina i giovani, gli allievi. Cioè, ti piace stare sui giovani o è l'inizio di un percorso? Mai mi sono fatto anche un po' consigliare, ma comunque lo sapevo, me lo immaginavo. All'inizio devi partire sempre dai ragazzi, perché dai ragazzi impari tanto, impari più che dai grandi. E quello che impari con i ragazzi poi lo riporti anche dopo. Credo sia un percorso naturale. Devi fare per forza quella strada lì, diciamo, dai. È la strada migliore per imparare. E in più ti è permesso anche di sbagliare, Sì, no? Con i giovani. perché Sotto certi punti di vista, da un altro punto di vista è molto più difficile perché non devi solo ottenere risultati, ma devi formare ragazzi, che è ancora più complesso. Non devi lasciare indietro nessuno, devi cercare di portarli tutti a un buon livello, di migliorare individualmente. E quindi impari tante cose, dopo te le ritrovi. Secondo me è più semplice paradossalmente allenare i grandi. Eh caspita, davvero. sì, perché una. Ma anche per tutte le dinamiche dell'essere Più giovane, semplice, tra dici? virgolette, nel senso che in un ragazzo, se fai un errore, in un bambino specialmente, i primi allenatori se li porta dietro per tutta la vita. Quindi sei molto influente nel percorso di crescita di un ragazzo, di un bambino. Nei grandi devi lavorare più sul collettivo, sulla squadra. Se sbagli, perdi le partite e ti mandano via. Quindi è difficile in un'altra maniera, però fai meno danno sull'individuo. Interessante comunque, perché noi, parlando anche con vari giocatori così, abbiamo trovato gente che invece proprio sui giovani si trova bene, ha proprio quella. Ci sono due visioni, c'è cioè quello che dice alleno i giovani perché voglio fare un percorso, e quello che invece nel mondo giovanile si trova proprio a suo agio, e sono soprattutto per noi poi che comunque all'Atalanta le giovanili gli diamo un peso e anche tutti gli allenatori ne conosciamo i nomi e così via, spesso vediamo allenatori che proprio gli piace Ma stare sì, nelle giovanili, quindi un po' ma loro allenare i anche. giovani ci sono due strade: o lo prendi come un inizio di carriera e che comunque ti insegna tanto, oppure è una missione bellissima, perché ti ripeto, è molto complicato, è bellissimo, ma è difficile, perché influisci tantissimo nella crescita. Dopo sei molto dipende da quello che gli metti dentro, da come li fai crescere, e poi insomma sei molto influente nel percorso di un ragazzo. Vabbè, Bello, caspita, certo. bellissimo, è bellissimo, però io ancora non ho deciso se rimanere nei giovani o provare perché alla fine, avendo smesso presto, mi piacerebbe allenare i grandi, perché quella competizione che mi è stata tolta, mi piacerebbe ritrovarla poi, capito? Nei grandi c'è più l'obbligo del risultato, senti un pochino più il senso di competizione. Nei giovani sei un insegnante, un istruttore, che è bellissimo. Però comunque probabilmente serve anche un divario di età, magari un attimino più alto, per allenare le prime squadre, anche per imporsi. O dice che anche se si è coetanei, perché io gli allenatori giovani, giovani, giovani che allenano le prime squadre, ovviamente solo quello dell'Ipsia, che poi era Sì, l'Hoffenheim perché si era fatto male dalle Nigrasman giovanili. è uno dei pochi, ha cominciato a 28 anni, credo. Però sì, è Sì, molto raro anche infatti. il discorso del rapporto che hai con i giocatori. Se ti devi rapportare con uno che ha 7-8 anni più di te, che magari ha anche una carriera ad un certo livello, non è semplice. Però giovanissimo no, però comunque. Io piano piano stanno correndo, oh, stanno correndo gli No, anni anche per me, non sono più giovanissimo. Poi non
Dai, che siamo quasi coetanei, Io ho avuto non la dire così. sfortuna di smettere presto, quindi ora ho cominciato, ho bruciato un po' le tappe da allenatore. Sono già 9 anni che alleno. Sì. Tra l'altro è una di quelle storie che ciclicamente ritorna, è sempre un boccone amaro da mandare giù, perché comunque, cioè io mi ricordo di te, davvero avevi tante cose da poter dire ancora, è un po' un peccato. Oggi tanti nelle domande mi hanno ricordato il tuo gol all'esordio con l'Atalanta, cioè comunque fai parte, come diceva anche Tissone, di quei giocatori che comunque un ricordo forte l'hanno lasciato nei tifosi, che non è No, ma una per roba me, banale, non è guarda, neanche una io roba legata al numero ti di dico che questa partite. cosa qui è una delle cose che mi rende più orgoglioso in assoluto. No? Io a Bergamo ho avuto un'esperienza di 2 anni più o meno, però non mi sono potuto esprimere per quello che poi sarebbe stato il mio massimo potenziale per causa forza, per il problema che ho avuto. E invece ho riscontrato un affetto fin dal primo giorno incredibile. Io ancora sono in rapporti bellissimi con un sacco di gente che ancora mi vuole bene e mi stima. Alla fine, quando Sì. smetti, ti porti dietro quello conta più di tutto, cioè, non, più di un gol bello, di una giocata, è quello che ti rimane. Io sono venuto a vedere Atalanta-Manchester City e è stato emozionante ritrovare la gente che si ricorda di te, si fa ancora le foto e sono stato 1 ora e mezza fuori dallo stadio, ma mi scrivono sempre, sono veramente legatissimo alla città di Bergamo, nonostante, ti ripeto, è stato un percorso poi interrotto anche prematuramente, però era partito con Chiaro. tanta empatia e quindi è rimasto e questa è una cosa che mi dà tanta, tanta gioia. Sì, perché poi, come ti dicevo, non è neanche legato al tempo che trascorri, ma è proprio una roba a pelle, probabilmente, che si instaura con certi giocatori, con certe cose, e poi la gente ti fa vedere che è ancora legata, e insomma, è una cosa a cui dare valore. Mi dicevi che sei venuto a vedere l'Atalanta contro il Manchester. Come mi dici un po' di questa Atalanta di quest'anno, o degli ultimi anni, perché comunque, insomma. E penso ci sia poco da dire, nel senso che ormai è sotto gli occhi di tutti il percorso che ha fatto l'Atalanta e non è neanche per me. Io sono arrivato il primo anno di Percassi, quindi ho conosciuto l'ambiente sul nascere e nessuno si poteva aspettare una cavalcata così, però c'erano delle basi forti, c'era una struttura importante, un'organizzazione da squadra di livello altissimo, ma sotto ogni aspetto. E quindi non è che sono neanche tanto sorpreso, ti dico, alla fine non ti aspetti i quarti di finale di Champions League, però mi aspettavo un Atalanta che crescesse anno dopo anno, e infatti così è stato. La piazza lo merita assolutamente. E penso che abbia anche un'influenza importante, perché poi la passione viene trasmessa anche dalla gente e chi ci mette soldi, ci mette l'impegno, ci lavora, quando c'è un attaccamento così importante, ci mette qualcosina in più. Sì, tra l'altro poi è un po' la differenza tra chi ha visto l'ambiente da fuori e chi l'ha visto o l'ha vissuto. Chi la vede da fuori dice, sai, sono quelle annate. Capita, che magari uno azzecca 2 annate di fila o... E invece chi l'ha vista da dentro dice sempre che comunque c'è un percorso e forse è vero che comunque l'Atalanta ha fatto una progettualità molto lunga. Poi ci vuole la fortuna, perché senza la fortuna non si va a nessuna parte. Tra l'altro qua nei commenti si stanno Sto sbizzarrendo a buttando l'occhio. scrivere... Un piede che ha scatenato qua, sento, leggo di Messi, leggo di... Non Tutto, dai, va bene. perdere. Però vedi, sono tutti comunque segni d'affetto di gente che comunque un po' di ricordi e si vede che volevi ridere. Che tizio che ci sono. Tornando un po' al calcio di oggi, secondo te la situazione qua, tu cosa dici? Fermarsi, non fermarsi? È difficile la Non lo domandona, so, però altro di tempi non lo bisogna so, già farla. fa fatica a chi prende le decisioni, quindi non te lo so dire perché è un tema molto complesso, che poi dietro cioè, l'Atalanta e le squadre di alto livello, la Serie A sono solo la punta dell'iceberg, ma dietro c'è un mondo che non sa come riparte, quando ripartirà, che quello è importante. Io ho tantissimi amici anche che giocano in Serie B, in È Serie C, e chiaro, lì è ancora più quello. dura, quindi è molto complicato.
non te lo so dire, io credo che chi sta decidendo sta pensando un po' a tutto e non è semplice neanche per loro, quindi è una domanda a cui non ti so rispondere sinceramente. Dico, faranno sicuramente la scelta più conveniente Sì, no, ci e sta. Però sai. spero che non venga come sempre gestita nella maniera italiana. A seconda della convenienza, qualcuno preferirà giocare, qualcun altro userà il vantaggio, magari il fatto di sospendere. Bisogna accettare la decisione che viene presa e basta. La furbizia è un po' una roba di casa nostra. Comunque vedo che si stanno sbizzarrendo in un sacco di domande. Uno dice: ti piace Giampaolo come allenatore? Sì. Sì, è una domanda, c'è un secondo fine perché conosco chi l'ha posta, sì, comunque sì, mi piace. Un altro chiedeva se ti piacerebbe venire a allenare la primavera dell'Atalanta o una giovanile Penso dell'Atalanta. sia una Ci sono quasi un punto d'arrivo la cioè. primavera dell'Atalanta, si parla del settore giovanile più importante d'Italia, quindi Sì, comunque, mai visto gente scatenata così in chat proprio. sì, ma Stanno cercando. Sono amici tuoi? sì. Stava lì al barco, stavano aspettando. Beh, ci sta anche quello, eh. Sono delle burle che vanno comunque bene, sono sempre segno di affetto. Sigo chiedeva in una domanda un po' C'è anche Ciccio indietro, Landini, ho visto, che mi aveva. che ha lanciato anche una provocazione chiedendo chi fosse l'intervistato. Boh. Nella tecnica è importante l'uso delle dita. Orlandini Importantissima chiede, eh. posizione delle dita del piede. Poi c'è il rischio che se ti concentri sulle dita non colpisci la palla, però è importante. Gigi lo sa quello Sigo chiede che con un... è una roba nostra questa delle tra dita. l'altro di colpire la palla, penso che Orlandini, io c'ho in mente La quel colpiva famoso abbastanza quell'under bene, anche se era 21 destro. che eh sì, è vero, 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 vero. Toccatina qua, eh. Fatti raccontare gli scherzi che faceva con Ma Ardemagni. sono le Prego. 18:45. Se facciamo diretta a Dai, mezzanotte te li racconto. Vabbè, uno, ce dai. ne sono tanti, racconto quelli tranquilli, dai. Sì, dai, Gli uno così per... stuzzicadenti dentro la crostata a pranzo a Zingonia. Ah! Vabbè, è una cosa da Sì, ma infami, però. gli scherzi sono Cioè, fa un male. quasi tutti infami, gli scherzi. O nella sedia anche. Cioè, fa un Nella male. sedia di paglia anche. E questi sono quelli tranquilli, Pazzesco. eh? Ah, proprio ci davi dentro. Sì, poi siamo in fascia protetta ancora. Che uno pensa che sia uno stereotipo dei toscani, quello che sono mattacchioni, però in verità No, mi pare di sì, ma sei nel capire conto spogliatoio tutti, non solo i toscani. Alla fine devi passare tanto tempo, passi più tempo con i compagni che con la moglie. Quindi qualcosa ti devi inventare. che. Sì, certo. Quello della penna. Ma Michele insiste, quello non non è uno molla. scherzo, è uno sketch che non si può raccontare. Michele, devi Te lo tirare fuori racconti in qualcosa privato. che si può dire. Non puoi andare a pescare roba. Quello della Bic vince. Però è. Chi senti ancora oggi della tua Atalanta? Tanti, Chiede Sigo. sento regolarmente Bascia, siamo molto amici. Barreto, Capelli, Daniele. Sento anche il Tiro ogni tanto, Matteo, Ardemagni. Tanti, e a Talamonti. Con Talamonti ci sentiamo spesso, anche se dall'altra parte del mondo. Siamo sentiti anche ieri sera. Siamo in rapporti buonissimi con Leo. Ho sentito Maxi, ho sentito tantissima gente. Te Ogni ne porti tanto, dietro magari con parecchi qualcuno, ti ho detto comunque. con Bascio, qualcun altro ci Sì, sentiamo certo. regolarmente, con qualcun altro, magari quelle poche volte ci risentiamo, è sempre molto piacevole. Ricordare anche gli scherzi e le stronzate che abbiamo fatto insieme. Quasi esiste meglio Ma Messi o no, questa Ronaldo? domanda non risponde, è troppo scontata.
Sentite come venera Leo Messi. Vabbè, ma dai, chi è che non viene da Messi? Potrebbe dire che preferisce Leonardo, Ah, mai? Ronaldo, eh. Non è No, così lo sanno, scontato. è una domanda provocatoria. Non li metto neanche nella stessa frase. Secondo te, un'altra domanda che ho perso lì in mezzo, mi chiedevano l'Atalanta dove può arrivare o se può consolidarsi come squadra di prima Ma fascia. sì, è un po' quello che ti ho detto prima, credo di sì. Non manca niente, c'è tutto. Quindi io non credo, ormai ha dimostrato che non è la classica esploa o la stagione fortunata. È un progetto, un percorso che va avanti da tempo e può andare solamente a crescere. È difficile che... Cioè, è peccato che si sia fermata la stagione, che secondo me avrebbe potuto vincere anche la Champions. Però quella sai che forse la vogliono giocare Cioè, sei lì, comunque, no, sei lì, eh? Non capito? Poi è. può succedere di tutto, però a Sì, diventa sto punto non è che dici sono già fuori, no? Te la giochi no. tranquillo, anche su 2 partite secche, ne è rimaste anche poche, quindi... Sì, quello è vero. Poi sempre Sigo chiedeva se dovessi scegliere un giocatore da aggiungere alla nostra Atalanta adesso, tu chi consiglieresti? Un centrocampista di qualità importante. Avevo Tipo? sentito qualche giorno fa che non so se era una fake o del Vabbè, mago quelle Silva, girano. magari sarebbe una roba bellissima. E sai che sono un po' di anni che ogni volta che arriviamo verso la fine del mercato, tutti i parametri zero, possibili e immaginabili, ce li vanno a costare. L'anno scorso, 2 anni fa, addirittura dicevano Falcao. Che dici? Dobbiamo vendere mezza Bergamo per pagare lo stipendio a Falcao. Sì, no, sai, però quando arrivano a fine carriera e un progetto come quello dell'Atalanta ora può anche attirare, perché c'è grande passione, c'è una squadra che è chiacchierata e che è stimata in tutta Europa, uno può anche fare una scelta, tanto... Per la gloria, tanti soldi Sì, ormai poi ci sono, non è che. puoi fare qualcosa con di storico, perché magari Atalanta come trofei non è che una bacheca enorme, magari vai e porti Atalanta a vincere qualcosa, sarebbe una anche per uno che ha visto palcoscenici importanti, potrebbe essere molto allettante come cosa. Ah sì. C'è una domanda che è particolare. Saresti stato titolare nell'Atalanta di oggi? Non lo so, è una domanda difficile. Non so, Ma innanzitutto non so chi sarei stato io oggi, perché oggi è difficile, perché 34 anni nell'Atalanta del Gasp è dura, che vanno troppo forte. Magari, però il piede. non lo so, ti ripeto, il rimpianto più grosso è quello di non aver potuto dimostrare in quegli anni lì, che erano gli anni di punta, che avevo 27 anni e quindi avevo tanto da dare. E mi sono fermato per quel problema lì. Tutto poteva succedere perché erano gli anni più belli, perché fisicamente a 26-27 anni sei al top della forma e sei anche maturo abbastanza per giocartela su tutti i punti di vista, però non lo so. C'è una bella domanda. Leo, tanta gente non lo sa, ma quanti sacrifici ci sono per arrivare dove sei arrivato? Una Tanti, domanda bella. tantissimi, tantissimi. Perché è una strada molto complicata, la gente vede solamente il finale dove è tutto bellissimo, il calciatore privilegiato, è vero, però ci sono tanti tipi di carriera, ci sono i predestinati che fanno una carriera molto più semplice, ci sono quelli che devono sempre dimostrare, che devono fare la gavetta, che devono anche ripartire dopo delle cadute importanti. Io ho fatto tutte le categorie dalla C in su e non è semplice, specialmente da ragazzo. Perché lì ne arriva veramente uno su pochissimi. Ora si è un po' abbassato il livello, però prima si parlava di uno su 10.000, che è una roba difficile. E poi sai, a 17 anni, 16 anni, quando tutti vanno a ballare, escono e te c'è la partita il sabato, ancora non vedi frutti, quindi il sacrificio ti costa in quel momento lì. Però Una dipende, questione di capito? Il rinunce. calcio alla fine appassiona tutti. E...
e pensi, No, chiunque certo. vorrebbe arrivare lì, quindi riesci a farli molto volentieri, perché poi ti si spiana la vita e fai la cosa per cui la gente paga per andare allo stadio a vedere, e te lo fai da protagonista, quindi ti rendi conto che vale la pena anche fare qualche sacrificio. Però sai, la testa a 17 anni non funziona come a 30. Vero. Oh, che bloccato. Sì, certo. L'altro, hai detto una cosa è la stessa cosa che mi ha detto Pistone, che secondo lui il livello del calcio si è abbassato, nel calcio in Italia, in calcio in generale, lui diceva addirittura. Beh, hai detto anche te, ma cioè, per il livello di giocatori, di No, tipo di penso sia calcio, per... abbastanza palese, nel senso si vede e si capisce anche guardando le partite, ma non solo, anche se ci sei un po' dentro, lo vedi da tante cose. Prima era molto più complicato arrivare a giocare in Serie A, cioè ci arrivavi, ma ci arrivavi a scatti. Ora escono dalle primavere, molto probabilmente c'è meno soldi. È più facile arrivare subito alla Serie B. Prima dovevi fare qualche anno di gavetta, dovevi dimostrare nel calcio dei grandi, perché poi cambia tutto da ragazzi ai grandi. E quindi poi si vede anche sopra questa cosa qui. Secondo me c'è anche un pochino meno fame, un po' meno passione, anche un po' meno competenza in chi allena i ragazzi. Questa qua dell'attenzione ai ragazzi è una cosa che non mi è nuova e probabilmente se No, tanti che vivono l'ambiente del io calcio lo parto da un dicono. presupposto, è una cosa personale, però ritrovo in tanti miei, ne parlo spesso anche con Gigi, ma con tantissimi ex calciatori, c'è molta meno cura della tecnica e molta meno attenzione al talento. Si cerca di costruire i giocatori, se il giocatore ha una bella struttura si prova a costruirci sopra il giocatore. Secondo me non è la strada migliore, perché si perde per strada tanti talenti quando alla base ci dovrebbe essere l'abilità tecnica e il talento, poi il resto si costruisce semmai. Io partirei dal contrario, non da. E Sì, ha una sua questo si vede nel effettivamente. calcio estero, che ci ha superato, perché ci sono molti più talenti e tecnicamente, secondo me, sono molto più forti. Perché ci si focalizza più sulla Sì, crescita piuttosto che si sta cercare il sbagliando prodotto un fatto. pochino le priorità, secondo me. Ok. Farò l'ultima domanda, poi ti lascerò andare a cena. Un ricordo sulla tua esperienza all'Atalanta, quello che vuoi, quello a cui sei più legato o quello che ti fa più sorridere, insomma. È abbastanza scontato la vittoria del campionato. Comunque, anche se era un campionato di Serie B, era obbligatorio vincere, che è Atalanta, e non è mai scontato vincere, anche se hai uno squadrone, che quello era veramente uno squadrone per la Serie B. Però non era. Abbiamo passato anche dei periodi dove le cose non andavano benissimo. E io Me lo ricordo. credo. Ma è un po' una cosa che hanno provato tutti i miei ex compagni, chi lo sapeva no, ma parlo dei nuovi. Uscire con il pullman scoperto dopo la vittoria del campionato e trovare una città con i cartelloni, le gigantografie appese ai lampioni, 60.000 persone in piazza, una roba da Champions League. Era già lì la Champions League, la gente era già da Champions League, è sempre stata la Champions League. Va bene, dai. Io direi che possiamo chiudere. Ti Grazie a ringrazio voi, tanto per la disponibilità. saluto a Poi tutti e speriamo che la situazione un si saluto. sistemi il prima possibile. Saluto a tutta la gente di Bergamo Speriamo. per questo periodo Ti difficile. aspettiamo a Bergamo Un quando vuoi. abbraccio, vengo volentieri. Ciao, ciao, Ciao. ciao. Ciao, ciao.